Sto provando a chiamare Delia, ma non risponde. Stiamo facendo un po' di fatica, ma ci siamo quasi. Arriverà presto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Bene, questa è la prima mattina del mio progetto. Quello che sento nulla, non sento nulla perché non è passato nemmeno mezza giornata. Sto benissimo, non ho fame per nulla. E va bene, è ancora prestissimo, ci aggiorneremo durante la giornata. Rock and roll. Bene ragazzi, siamo all'ora di pranzo inizia il primo momento complicato, il primo momento difficile, ma non perché io abbia fame, ma semplicemente per una questione di abitudine. A quest'ora mi mettevo sui miei fornelli a cucinare, a prepararmi del cibo e nel frattempo magari stuzzicavo taralli pugliesi. E per distrarmi, preciso, non una maglietta di amici, è una maglietta comprata a caso su Zalando. E per distrarmi ho recuperato la mia Xbox One, nel senso recuperata nel senso che non mi funzionava più. Il mio cane per dispetto ci aveva fatto la pipì sopra, letteralmente. E quindi l'ho smontata, ho controllato tutti i sensori e mi sono reso conto che c'era qualcosa che non andava nel sensore di accensione. Probabilmente era intrappolata all'interno ancora la pipì, non lo so. Non lo so, probabilmente c'era ancora pipì dentro, non me lo so spiegare. Ho provato anche ad asciugarla col phon, nulla da fare. Probabilmente comunque il sensore, quello di accensione, quello ottico, era stato danneggiato. E nulla, piano piano ho escluso vari circuiti finché sono riuscito ad arrivare, ecco, alla soluzione, e cioè quella di escludere completamente il sensore di accensione. Quindi l'ho smontato del tutto e ho staccato il connettore che collegava il sensore ottico alla scheda madre della Xbox One. In questo modo non funziona più, no? Non funziona più l'accensione col sensore ottico, però si accende tramite il joypad, quindi funziona perfettamente. Ora ce l'ho smontata, è completamente smontata, però funziona. In questa maniera cercherò di tenermi distratto durante questa prima giornata. Non che il mio programma per questi giorni sia appunto passare giornate a giocare all'Xbox, non è assolutamente mia intenzione. Anzi, penso di voler essere molto produttivo in questi giorni, però questa è la prima fase complicata, quindi ho deciso comunque di distrarmi con qualcosa di leggero in questo momento e quindi iniziamo in questa maniera, un passo per volta. Mentre giocavo a Forza Horizon 4, ho passato, siccome l'avevo scaricato da poco, non ci avevo ancora giocato. Ho passato i primi 5 minuti a giocarci con la faccia da ebete. No, pazzesco. Immagino tu stia ridendo. No, fantastico. Fantastico davvero. Non vedevo un gioco simile da non so quanto tempo. Sono le 4:30 del pomeriggio del primo, sostanzialmente perché è il primo giorno, visto che ho iniziato ieri sera di questo digiuno. E ho appena finito di fare le riprese per un nuovo canale che sto prendo con Didi. Sto cercando in tutte le maniere di distrarmi perché inizio ad avere desiderio di cucinarmi qualcosa. Non è fame, non è per nulla fame, è proprio una questione di desiderio di fare qualcosa, cioè di cucinare. Ho proprio desiderio di cucinare, è proprio l'abitudine è quella del gesto.
Quindi c'è un'attrazione verso il gesto e non verso il fabbisogno energetico, cioè verso l'ingerire, diciamo, cibo che è per una questione di fame, per una questione di produzione energetica. Tra qualche minuto ho una riunione online con i colleghi, quindi ci vedremo su Microsoft Teams per fare per discutere di come sta andando la situazione lavorativa, e quindi penso che per un'oretta sarò ancora distratto e riuscirò a non pensare al cibo in tutte le maniere. E lo stato fisico, quello che dicevo prima, non ho per nulla fame, sto abbastanza bene. Mi sento un po' fiacco, però penso che sia proprio perché comunque sto rinunciando a un'abitudine e quindi, diciamo, il corpo mi sta dando la sua reazione in questa maniera. Per quanto riguarda invece lo stato emotivo, sto ancora abbastanza bene, sono molto tranquillo. Bene, riunione di lavoro finita, è durata 2 ore, è stata abbastanza pesante, però molto interessante, davvero molto interessante. E per 2 ore sono riuscito a non pensare al cibo, però adesso che è finita, sono tornato lì col pensiero, tra l'altro. È quasi ora di cena, sono le 18:30. È quasi ora di cena e il pensiero, ecco, mi sta portando lì in cucina. Però devo resistere, sono ancora agli inizi, quindi sono ancora all'inizio del percorso, quindi comunque non sento grandi difficoltà e sto abbastanza bene per adesso. Rock and roll. Sto mangiando un cavallo! Oddio, forse non devo farlo, sei a digiuno. Siamo quasi giunti al termine della seconda giornata, tra virgolette. Seconda giornata, tra virgolette, perché in realtà ho iniziato ieri sera, quindi a tutti gli effetti questa è stata la prima giornata. E ho deciso di vedermi Into the Wild, giusto per sentirmi un pochino più motivato. Ecco, lui rinuncia a delle cose pazzesche, quindi cercherò di cogliere la sua energia, di farla mia. E sto abbastanza bene, sono tranquillo, non ho l'impulso, non sento il desiderio di cucinarmi qualcosa, almeno questa sera. Stamattina era un po' peggio. Ho lavorato, mi sono distratto un po', ho giocato, ho lavorato dei progetti, sto portando avanti un secondo, cioè sto per iniziare un canale YouTube con Didi e sarà dedicato ai bambini, ai ragazzi. E quindi abbiamo lavorato su quello e per adesso vi lascio, mi guardo il film, probabilmente piangerò tantissimo perché è un film che mi commuove ogni volta. L'ho visto tantissime volte, ogni volta piango come se fosse la prima volta e vi saluto, cioè vi saluterò dopo per la buonanotte quando andrò a letto. Rock and roll. Film è finito, mi sono fatto 2 ore di pianti e per 2 ore non ho pensato a nient'altro. È un film pazzesco, l'ho visto un sacco di volte, ogni volta ho pianto e sto davvero struggente. Se non l'avete visto ve lo consiglio. Nulla, e vado a dormire. Buonanotte, a domani, al terzo giorno. Rock and roll.